Hai mai sentito parlare? Veramente, cioè, stiamo parlando seriamente. Certo. Hai mai sentito parlare di al di là? Al di là. Al è stato un personaggio, Alibaba. Alibaba, ma c'è stato anche un Al senza la I, Al, che dovrebbe essere credo fosse un termine molto, molto regale, tra l'altro, come titolo. Signor Al Al. Ecco, Bruschini. immaginiamo Al Bruschini, oppure Al Bruschini. immaginiamo un Al Iannoni Sebastianini. Troppo lungo. Troppo lungo, si aggiungerebbe un altro patronimico e diventerebbe. Tu te lo immagini, un angelo che va a firmare un documento? Mantemare uno che sia. No, un po'. Non si può, non si No, può. quando mai? E poi sarebbe complicato, su un assegno il nome non c'entrerebbe tutto. No, vabbè, quello poco importa. E poi se dovessi creare un indirizzo email, te lo immagini quanto sarebbe. Come sarebbe? Al Al Angelo Filippo Iannoni Sebastianini, chiocciola. Capito? Angelo Iannoni sembra. .com, Perfetto. no, .it. E sarebbe poco pubblico. Abbiamo adesso in scena con noi, Mezz'ora. finalmente, mezz'ora. E sarebbe finito a tempo, cioè ti Certo. chiamerebbero a salire. E figurati invece in un paese estero o nel Maghreb. Certo. Ale No, penserebbero che tu. Se ti dovessero chiamare per leggere una poesia, una volta che pronuncia tutto il nome, ti dicono: ah, bene, bene. Ti una manderebbero bella via. Bello, poesia. Pazzesca. grande, una sonorità speciale. E quella dei cognomi è tutta una storia allucinante, perché molti provengono dai soprannomi, ma molti sono patronimici che prendono Da da papà, da papà, nonno, da una da città, zio. pure da una patata. Patata. No, Al patata. al patata. Bello, no? Ma tu ci credi in questo fatto che i cognomi spesso delineano quello che potrebbe essere la futura attività di una persona? Tu Certo, ce ne abbiamo potresti delle dire, ad sì. esempio, Sebastianini Macelleria. Non è possibile. Non c'è stato. No, non funziona. Oppure un Andreotti orologiaio. Non si può. Quindi Non si può. il cognome in qualche modo ti segna sin dalla nascita. Sì. Credo proprio di sì. Io. Ma tu ci credi all'aldilà prima della nascita? Io dove fossi prima della nascita Non mi ricorda. non mi ricordo, anzi, proprio io non mi ricordo nemmeno di essere nato. Ma e allora che te ne sembra della scelta che hai fatto? La mia è stata una non scelta, nel Ma senso sei che sicuro? io non l'ho scelto, non stavo da nessun'altra parte, non volevo andare da nessun'altra parte. Sai benissimo dove stavi. In vacanza, Dove? su una montagna, Quale? mi ci vedo su Machu Picchu, Perché? e perché lì è la collina degli dei, cioè lì ti ispira, ti chiedi, no? Dici, ma qui allora sono una sorta di primo uomo, Tipo Adamo. tipo Tipo già. Adamo. Come? Tipo Adamo, tipo Noè.
Noè. Noè che si ritrova su una montagna dopo il diluvio e dice, mo come faccio a scendere da qui? Certo. Sono 6.000 metri, come va? Dov'è? Con l'arca. Con l'arca sarebbe stato un bel problema con l'arca, visto che l'acqua non c'era più. Oh, poi era scomparsa. Quanti metri sono, Machu Picchu? Ah, non lo so, però sono tanti. Non perché tantissimi, però. Forse quanto i sette colli di Roma. Tutti messi insieme. Uno sopra l'altro. Uno sopra l'altro. Machu Picchu. Potrebbe essere. Perché dicono Machu e poi Picchu? O allora o sei Machu o sei Picchu. O sei Picchu. Se vuoi essere tutte e due. Picchu, Machu. E quindi questo già ti dà l'idea di una sorta di equilibrio. Sì, mistico. Cioè, sei Machu e Picchu. Bella Machu. Cosa. Forse non è così, però. A noi ci piace. A noi ci piace molto questa cosa. Ci piace Machu Picchu, tu ci sei mai stato? Ma quello è uno dei posti che vorrei vedere in questa vita, non in quell'altra, Cioè, in questa vita. Quale? Giù a Torino. A Torino. L'altra vita, l'aldilà a Torino. Sì, io l'aldilà lo vedo più spostato verso Torino. A Torino. È come dire Trieste, ma Trieste già sembra l'est. Già sta un po' lontano. Torino invece la vedo più collocata. Così a poche centinaia di chilometri. Sì, anzi, sta forse lontano, però è raggiungibile. Però è raggiungibile. A Trieste no. Bora, cioè, Trieste è la Bora. Cioè, gli Austro-Ungari. Poi ti devi attaccare al palo. E poi fa freddo. Freddo con la Bora ci sei mai stato? No, ci sono stato con gli stivali, con le scarpe. A Trieste. A Trieste. Sì, era una domenica. Collabora. Ma sì, ho detto vado a prendere un caffè perché c'era tanto la moda all'epoca di dire vado a Napoli a prendere un caffè perché da Roma sono 300 chilometri, 200 chilometri. Cioè, no, invece uno va a Trieste. Vai a Trieste perché così quando ti dicono io sono stato a prendere il caffè a Napoli e io sono stato a Trieste. Ma com'è il caffè di Trieste? No. Com'è il caffè di Trieste? Non lo so, era chiuso. Era chiuso. Ah, vabbè. Era come l'estetista. Ma la Borra c'era? Quella c'è estate, autunno, inverno, primavera. C'è sempre. C'è sempre. Vabbè, questa cosa mi piace. È come un po' come quella donna che ti segue dentro casa mentre tu sei lì affaccendato e lei ti segue con l'aspirapolvere che guarda caso deve aspirare, certo, proprio sotto le tue scarpe, che è l'arto più lungo della donna. Non lo so, dipende. No. Se è una donna moderna, vengo con l'aspirapolvere, tu che ti diresti? E che l'importante è che venga, poi certo, come viene è. Certo l'aspirapolvere però è un po' rumoroso, Impiccia un pochetto. Ma il filo te lo trovi sempre dappertutto, insomma. Sì, certo. Un po'. È vero che ci stanno quelli ricaricabili, però non sono alla portata di tutti, perché poi pesano. Pesano. A proposito di peso, c'ho un peso sulle spalle. Ti capita mai che ti svegli e dici, ti capita? Di sentire tutto il peso del mondo sulle spalle e tu come titano che devi sollevare. Ah, lo vedi pure adesso stai così e certo fa un certo effetto, è lassativo. Come? È lassativo. In che senso? È nel senso che è stimolante. Lassativo o stimolante? Il fatto è quando tutte e due è stimolante parecchio. Quando il trave, la trave, come si dice, il trave o la trave? Diciamo i travi al plurale, così tagliamo trave. Proprio così maschile, non le travi. Le travi o i potrebbe travi. Essere però le travi. Io vedo più le travi, però
Hai trovato le travi? Sì, sono meglio. Certo. Sì, no. l'ho lasciato nella giacca. Ci sta meglio. Stanno lì. Certo, le travi. Dici tu, ce l'hai le travi? Certo che ho le travi. A volte smarrisci le chiavi, a volte trovi le travi. Oppure smarrisci le travi e trovi le chiavi. Certo. Ma tu come ti senti stasera? Appunto, io mi sento così. Bene, mi pare, ti trovo molto bene. Ma secondo te, quando Nietzsche scrisse Al di là del bene e del male? Non stava bene. Stava male? No, male no, non bene. Al di là del bene e del male significa che sta con la trave. Semicatatonico. Un pochetto, sì, è vero. Ma Fichte? Chi? E Schelling? Beh, allora posso citare pure Schopenhauer. E Kant? No, non mi va di cantare. No. Hegel? No. No. Novalis? Novalis? Sembra più il nome di una medicina, Novalis. Sì, sì, è vero. Sì. 10 supposte, forse... Novalis. Sì, però... Lo vedi che ritorniamo al discorso del cognome? Con Novalis ci sta bene, le supposte. Ma con Nietzsche, tu non puoi dire, ho preso una bustina di Nietzsche, ma che è? No, non c'è. Forse è effervescente. Oppure potrebbe essere una sorta di cliffere. Un nome così mascherato, scuro, cioè. E tu come lo vedi Schopenhauer? E Schopenhauer è stato un personaggio straordinario. Cioè? Perché se tu... Allora, mi capitò di leggere un libro che scrisse sulle donne, l'arte di... Di? L'arte di comprendere le donne, o qualcosa del genere. In che senso? Dipende tutto dal senso, giustamente. In che senso? Certo. Per esempio, lui aveva una visione molto distorta della donna, chiaramente. Però pure sì, Nietzsche ci andava pesante, perché Nietzsche disse in un'occasione, vai dalla donna, non dimenticare la frusta. Certo, lui è tutto sommato. Allora, le sue idee. Io pensavo che fosse una cosa positiva, ho riempito case di fruste. Perché hai seguito... Pedissequamente. Come ti sembra agire pedissequamente? Agire pedissequamente. Pedissequamente. Con i piedi. Con i piedi di piombo. Con i piedi e con la mente. Pedi e poi c'è mente. Quindi tutti e due i termini che poi vedi. No. Insomma, non vedo. Non vedo tanto bene. Puoi accendere la luce? Credevo fosse accesa. Eppure c'era luce poco fa. Avevo aperto le imposte. Ah. Forse è già notte. Qui da me è mattina. Ecco, vedi, tutte le volte che ti parlo. Tutto è relativo. Certo. Ma la donna, visto che abbiamo affrontato il tema donna, adesso che siamo soli, tu ed io, e che di donne, figurati, una cosa, ne abbiamo viste, certo, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Quando vai a fare la fila alla posta, vedi alla posta? Sì, all'ufficio postale. Vedi solo donne fuori. Poi vai dentro e ti dicono... Vedi solo uomini. E gli sportelli uomini. O donne, no. Non lo so, sono uguali. Tutte sono uguali. Si assomigliano tutti. Facci caso, quelli che lavorano alle poste sono tutti uguali. Tutti uguali. Non riesci a capire, a dare una definizione... Perché poi diventano una sorta di essere mitologico, metà sedia, metà persona. Sì, per cui quella metà che vedi tu, sì, e forse non è la metà che rispecchia la personalità,
è la metà fora. È quella fora, che sta parecchio fora. Metà fora e metà dentro. Vabbè, adesso tu vuoi andare sui discorsi osceni e qui mi trovi impreparato. No, ma non pensavo affatto. Sono candido come una colomba. Colomba. Questo colomba. È un nome straordinario. Hai mai conosciuto una ragazza di nome Colomba? Allora, giorni fa ho sentito, guarda, veramente, ieri o l'altro ieri ho sentito parlare di una colomba. Una colomba volatile. Però poi è volata via. C'è più. Non lo so. Che peccato. È per questo che non si trova. No. È difficile. La colomba. Sì. Puoi trovare una Maria, una Giuseppina. Colombe? No. Colombine? Colombina è la mia passione. Solo Colombina? No. Però Colombina non male. Io direi di non addentrarci troppo nel tema femminile. No, parliamo di uomini. Nemmeno. Nemmeno. Era meglio l'aldilà. Che non ci sono né uomini né donne. Perché, no, ma una cosa è certa, perché poi il Vangelo dice che lassù l'unica cosa certa è il Vangelo. È che gli uomini e le donne non si sposano. Lassù. Lo disse a Gesù. Gli chiesero, ma... Quando l'ha detto? Che ha detto? Che lassù non si sposano. E perché? Perché hanno capito tutto. Ecco. Ah. Caro Angelo Filippo Iannoni Sebastianini, palla. Mio caro al Gian Bruschini. Ecco. Non si sposano perché se nel paradiso non si sposano, perché qui si sposano? E poi lo vedi come alla fine, alimenti. Vedi, mente, alimenti. Torniamo sempre allo stesso discorso. La vita è tutta una separazione. Nasci che vieni separato da tua madre. Vivi che vieni separato da tua moglie. O dal cane. Pure il cane. Hai visto? Prima abbaiava, adesso non abbaia più. Perché? Si sentivano dei latrati di cane. Sembravano quasi paggiti di un bimbo. In un limbo. Con un lembo. E vabbè. Ci saranno i cani in paradiso? Secondo te? Ci vanno. Secondo me ci vanno solo loro. Perché tutti questi animali che hanno teso a umanizzare questi animali, che è già diventato peccato dire animali, però hanno sempre sostenuto la tesi che i cani vanno in paradiso. I gatti non si sa, gli uccelli, le formiche, le cicale, le farfalle, i ragni, tu lo vedi? Vanno in paradiso. Pure ragno. Certo. Noi no. Noi no, noi andiamo. Noi dobbiamo lavorare la terra, faticare, lavorare, sposarci. Quello è anche un bel impegno. È come se facesse parte della condanna. Tu, uomo, te devi sposare. Certo. Cioè, hai peccato. Adesso, prima non erano sposati Adamo ed Eva. Dopo l'hanno peccato, si sono sposati. Si sono sposati. Allora... E hanno fatto una marea di... Avevano tanti cani, tanti gatti. Figli? Figli, figlie, cugini. C'era una mandria. Era una caciara. Mamma mia, poi quando si incontravano, perché... Mamma, tutti nudi. Ma te lo dice, tutti nudi, no, senza nudi, scatti. Non è possibile, non è serio.
Ma sì, non c'avevano il telefonino, non c'avevano la televisione. Nudi, c'era niente. Stavano nudi, che dovevano fare? Figliavano. Se... Figliavano. E certo. Facevano a me, forse. Loro... Tutto è relativo. Tutto è relativo. Loro pensavano di fare bene, poi... Ah, insomma, così così, diciamolo francamente. E da lì poi arrivare sul monte dell'Ararat con l'arca, poi arrivare all'Iraq nel 1990 con le bombe, sempre da quelle parti, sempre lì. Certo, sempre lì, sempre casino, lì. Totale. Tutto lì, tutto per una donna. Certo. E oggi? Che hai fatto oggi? Oggi ho fatto... No. Hai mangiato? No. No. Non si mangia. Si mangia solo domani. Mezzo litro, un bicchierino. No. Un po' di droga, niente. No, niente. 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 Mi sono divertito. Quando ero bambino io. Sì, anch'io ero bambino quando, prima di te. Pure tu sei stato bambino. Sono stato bambino, non sembra. Vedi quante cose si scoprono. Ormai non sono più un bambino. Ma quante cose si scoprono, vedi, parlando. Ma quando ero ragazzino io, mi diceva sempre mia madre, stai attento, non prendere da nessuno le caramelle. Certo, possono mai essere drogate. E questa pure è diventata tutta una questione mitologica. Io non ho mai saputo, adesso me lo dici tu, me lo insegni. Ma sono esistite veramente queste caramelle drogate? Io non ho mai visto. Ma non credo che fosse drogata? Ah, per quello te lo dicevano? No, mia madre non era drogata, però lei mi diceva, stai attento perché girano questi che regalano le caramelle ai bambini e sono drogate. E poi non si sa. Ah, ma non era così. E com'è? Era... che poi di uno o di una che ti dà le caramelle tu non ti fidi. Hai capito? Passa un giorno, passa l'altro, mai non torna il pro de Anselmo. E se ce l'avessero data invece inconsapevolmente? E se in perfetta buona fede, perché sapevano che a noi piacevano le caramelle mu. Quelle erano? No. Ecco, vedi, perché non ci stanno più? Erano quelle. Le caramelle? Mu. Mu, come quel continente scomparso, mu. Mu. Uguale. Certo. E invece gli occhiali? Sì. Gli occhiali da sole. No, quelli di Diabolico. Da soli. Da soli. Quelli di Diabolico. Te le ricordi? Gli occhialetti. All'ultima pagina dell'Intrepido, del Monello. Erano terribili. Mamma mia, 1000 lire, io non ce l'avevo mai. Tutti volevano gli occhialetti. Allora, siccome mia madre mi diceva... No, gli occhialetti mia, tu, no. No. E perché fa? Per vedere le donne nude. Che poi non era vero per niente. Era no, io l'ho comprati. E funzionavano? No. Dove hai preso i soldi per comprarli? L'ho rubato a mia madre, 100 lire per volta, alla fine 1000 lire di francobolli. Ho preso questi e ho detto adesso mi metto davanti al muro della camera perché dall'altra parte c'è la vicina e c'è la figlia e c'è la camera da letto. Io mi metto lì al muro e mia madre mi trovava sempre in piedi davanti a questo muro. Mi diceva, ma che fai? Che stai facendo? Sto ripassando la lezione per domani. Contro il muro. Spalle al muro, no, faccia al muro. Faccia al muro, hai capito? E guardavo. C'erano tanti di quegli articoli che io compravo diaboliche solo per vedere gli occhialetti. Certo. A me vederli che hanno... Il topolino? Il topolino era per i grandi, io non... No, mia madre mi faceva comprare solo diaboliche. Certo. Poi c'era Criminal, lo ricordi Criminal, quello? Certo. Secco, secco. Satanic. Una tristezza, guarda, gli Fantax. Dracula.
secchi secchi, allampanati, magri, sì, emaciati. Però piaceva. Piaceva? Sì. A me no, però piaceva. Ma perché? Perché trasmettevano questo senso di... questa dieta perenne, cioè questi supereroi che poi erano magri. Sine panza. Tu ce lo vedevi Diabolik con la panza? No. 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 Topolino nemmeno. No. Cioè, Topolino un pochetto sì. Topolino col fatto che c'aveva le orecchie grandi mascherava. E certo, cioè, bilanciava con la panzetta. Mascherava. Mentre Diabolik con quella tuta snella, nera, cioè attillata. E va che. Biondissima, bella, però c'era un personaggio straordinario che era Tex Wheeler. Tex Wheeler. Certo, c'era anche Pecos Bill. Tu compravi quello? Pecos Bill era bellissimo. C'è stato pure Bill Clinton, un altro Bill, però sì, quello era famoso per altre storie pure lui. In un altro contesto. Ma sì, sempre contesti strani. Era un fumatore di sigari quello. Sì, ma certo. Ma certo. Un disastro cosmico. No. Però, d'altronde, che deve fare un uomo? Un uomo da solo fa poco. Ma? Ce ne vogliono almeno 3-4. Almeno che fai? Apparecchi, fai una partitina a briscola. Leggi qualcosa, guardi qualcosa in televisione. Io, per esempio, vedevo tutti questi che seguivano le partite di calcio pedissequamente. Molto pedissequamente. Molto pedi, coi piedi. Sequamente. Beh, perché? E la mente seguiva. Certo. La partita. I pedi. E le palle. A me, sinceramente, mi portarono da bambino a vedere una partita e io fino alla fine non ho mai capito l'esito della partita. Ancora non te lo chiede? Mi sa che ancora non è finita. Ah, certo. Perché sei uscito prima? No, perché c'erano i supplementari, sai, tutte queste cose. Una cosa che non finiva più. E pubblicità, si allunga tutto. La gente che urlava. Hai visto che si sono allungate le giornate? No. Come hanno fatto? Vabbè, no. Sono sempre uguali? Si allungano perché... Si allungano le giornate. Beate loro che si allungano le giornate. E le notti? Si accorciano le notti. Che gioia vedere la giornata che si allunga e la notte che si accorcia. Oh, splendida luna che splendi nel cielo insieme al sole, perché la notte si è ristretta troppo e noi al mattino, già svegli che è già giorno, nella notte che non passa più. E perché nella soddisfazione dell'uomo, la soddisfazione maggiore del vedere le cose che si allungano. E no. No. Che si restringono? No. Nemmeno quello. E che soddisfazione ha? Non lo so. In che cosa intendevi? Le giornate che si allungavano. Le giornate si allungano. Quelle si allungano. E le notti? E beh, dice l'espansione, la contrazione dell'universo, sai com'è. E la luna? La luna, poveretta, che deve fare? La luna. Che tristezza, che luna. Melancolia. Con luna. Luna, tu? Come diceva Leopardo. Come diceva? Che fai tu, luna, in cielo? Dimmi, ma quello che mangiava, fai? Quello si mangiava i cioccolatini, si mangiava altre cose, no? Perché lì... Certo. E quindi... Ma da leopardi la notte era più lunga o più corta? Ma i leopardi generalmente vivono
in contesti in cui poco importa, però la notte è fondamentale perché cacciano di notte. Di notte sola? I leopardi. O le pantere? Le pantere, ogni tanto ne vedono una all'Aquila, a Napoli, da qualche parte così, certo. Però poi vai allo zoo, dici scusi, le pantere dove stanno? Qua, non ci sono nemmeno allo zoo. Non ci abbiamo. Niente pantere. Puoi trovare due scimmie, puoi trovare... Le scimmiette. Pantere, niente, stanno tutte all'Aquila, stanno a Terni, ogni tanto ne vedono una. Perugia. Pure a Perugia. Non so, mi hanno detto che a Perugia ci sono le pantere. Quelle della polizia. Non so, forse. Vabbè. Ma tu che ne pensi a proposito delle divise? Allora, c'è il dollaro. Ci stanno ancora i franchi svizzeri, c'è l'euro. Ci si chiama svicolare, mio caro giovine. Bisogna essere diplomatici, perché vedi, finché parli di uomini, di donne, ma quando cominci a parlare di divise, meglio svicolare. E delle istituzioni? Perché noi ce l'abbiamo. Non so nemmeno che cosa sia, però ne ho sentito parlare. Guarda, all'estero ci stanno. Noi qui in Italia Dove? Non ce l'abbiamo mai avuto. No, che ci abbiamo noi? Il Vaticano ha le sue istituzioni. C'è un Papa Re, comanda lui, ma in Italia le istituzioni a che servono? Che serve? Basta la mafia, la camorra, l'andrangheta, tutte le altre cose, le religioni. Certo. Le istituzioni non c'è spazio, non conterebbero niente in Italia le istituzioni. E volevo farle, caro al John Bruschini, volevo farle una domanda. A proposito della creazione dei posti di lavoro. Ecco fatto. E lo sapevo che toccavi questo argomento questa sera. Perché al di là di tutti quelli che proponevano e promettevano 1 milione di posti di qua, no, sono troppi, facciamo 100.000, diceva quell'altro. Ma come si fa a creare un posto di lavoro? È facile. Come? È facile, guarda, io sto qui, nella mia sala, ho messo un tavolino, sto qua. Quello è un posto di lavoro. Qui c'è un posacenere, che questo già denota una personalità dotta, sai. Sì, molto attiva. Sono più raffinati, sì. Poi c'è un telefono, immancabile. Certo. Un vasetto con i fiori. Certo, e quello per allietare l'ufficio. E ti siedi. Poi qualcuno ti vede lì. Gli hai creato un posto di lavoro. Che fai? Questo? Lavoro. Ho creato un'attività. Eccola. Guardate. Che bravo. Madonna. E non è facile oggi, è un rischio, perché se ma tu vai in giro e dici non io lavoro, non avresti preferito te l'avessi creato io? Vabbè, ma tu lo stai tenendomi occupato un'ora qui a parlare, in qualche modo... Ti ho creato un posto di lavoro. Hai creato un'attività. Ma attività e posto di lavoro significa la stessa cosa? Dipende, c'è chi ha il posto di lavoro e non svolge nessuna attività. E c'è chi fa l'attività senza posto di lavoro. E non c'è posto di lavoro. Come quello ma le tasse... Le tasse? Le tasse, quelle sono cose per i ricchi. Chi svolge un'attività, niente tasse. Chi ha un posto di lavoro, niente tasse. Infatti. Così. Oddio. È per questo che le io tasse... vorrei creare... Scusami, le tasse sono state inventate per i poveri. Però
Poi alla fine sono i ricchi che piangono quando pagano le tasse. Finisce sempre così. Ma non sono una cosa bella, divise, istituzioni, tasse e creazione dei posti di lavoro. A proposito di cose belle, cioè, ti racconto. Ti devo dire una cosa straordinaria. Ma dimmi. Però guarda, veramente, Cioè, non lo devo dire a nessuno. No, temo poi i pregiudizi, tutta quella serie di preconcetti. Ma sì, anche il timore. Vabbè, allora di essere giudicato. Non me lo dire. Non te lo dico più. No, non lo voglio sapere. Vuoi sapere? No. Perché no? E io te lo dico lo stesso. No, perché non vuoi sapere? Questo voglio sapere. Perché? E perché mi spavento facilmente. Ma era una cosa bella. E allora vabbè, dimmela. Però è soggettivo, perché magari è bella per me e brutta per te. Vabbè, te lo dico francamente. Francamente te lo dico. E dimmelo. Francamente. Grazie. Prego. Guarda, questo tuo punto di vista mi aiuta a considerare la cosa sotto un'altra prospettiva. Certo. Che non avevo mai considerato. Mai. E improvvisamente, la prospettiva. Sì. La creazione della prospettiva. Vabbè, ma adesso qui andiamo sull'architettura, sulle cose, il disegno tecnico, l'agricoltura, le patate. Al patate. Ecco. Hai mai visto una patata in prospettiva? Al signora patata. Signora patata. Ma perché queste patate stanno sempre dappertutto? Non lo so. Allora, puoi girare qualsiasi paese del mondo e patate. Trovi le patate. È una cosa incredibile. Poi giri l'angolo e cerchi un libro, un giornale. No, sto chiuso. Niente, quello no. Se vuole, 2 chili di patate. Scusi, no. Posso avere 2 chili di patate? Certo. Quelle sempre. Posso avere un come libro? Come le vuole, quelle al selenio, quelle normali, quelle gialle per gli gnocchi. È diventato così complicato pure comprare patate. Mi pare che adesso vanno di moda quelle radioattive. Ah, perché c'hanno la radio, incorporata. Sì, sì, si sente, c'hanno l'antenna. Pure il le patate Carlo, con l'antenna, sì. Radio Maria, esatto. Si sente? No, perché la patata. Di certo. Radio Maria, no. Non Radio Maria, no. Se può. Mamma mia, che monnaccio. Non ci stanno più le mezze stagioni, ci ha fatto caso? Non ci sono più nemmeno le mezze monnezze. E che è rimasto, secondo te? La monnezza. Dove? La monnezza. Ma a dove? La monnezza. In televisione, in strada, a casa. Dove? La monnezza. 9.600 miliardi di tonnellate, leggevo prima, veramente, orbitano intorno alla Terra. 9.600 miliardi di tonnellate. Di che? Di patate. Di patate. Patate. Tutto nello spazio. La Via Latte è un'impressione. È una via di patate luminose. Mamma mia, che spettacolo. Tu alzi la testa per guardare la luna e vedi... Che vedi? Non so. Niente, non ci vedo bene. Ci stanno i palazzi di fronte, non vedi proprio niente. Tu come provi, vedi soltanto... Che vedi? Niente, non vedi niente. Non ci vede. Va bene, io direi che... La monnezza. Sì. Siamo partiti da... Siamo arrivati a la monnezza. Allora. Io direi che abbiamo fatto un giro largo, però abbiamo detto tutto, abbiamo espresso la condizione umana. Certo. Da quella prima dell'esistenza. Sì. All'aldilà. Quanto prima non si è capito. All'aldilà, per arrivare, dove siamo arrivati? Alla patata. Alla patata. E alla monnezza.
se non ci fosse la patata, non ci sarebbe la monnezza. Non ci sarebbe la monnezza. Che è logico, no? Si saremmo estinti senza la patata. Certo. Quello esatto. È un dato di fatto. Quello lo sanno tutti. Quello è tutto. Poi se c'è il selenio, se è radioattiva. Se c'è lo iodio. Che c'ha? Lo iodio. Dove ce l'ha? La patata. C'è lo iodio. Le patate allo iodio. Allo iodio. Quindi puoi anche scegliere, cioè c'è tutta una selezione. Sì, sì, sono vari tipi. La patata allo iodio non mi era mai capitata. Dove l'hai trovata? L'ho trovata, non ti impicciare. No, perché se l'hai trovata tu, magari posso trovarla anch'io. Vabbè, scusa, cercala, se no ti tolgo il divertimento. In Russia. In Russia c'è lo iodio. No, è il paese, il massimo paese di esportazione di patata. La Russia non era la Germania? Vabbè, quelle sono altre patate. Ah, un po' tedesche. Altre patate. Da sempre, insomma, per antonomasia e Svezia. È vero. Chi è antonomasia? Una signora tanto carina. Antonomasia Rossi. Però non dovevi guardarla da vicino, perché insomma un po' i baffetti ce li aveva. Sì. Erano altri tempi, non c'era il fetista, non c'era. Non c'era niente. Quanti pensieri che mi hanno dato. Chi te l'ha dato? Vabbè, te l'ho già detto. Me l'hai detto. Mezz'ora che ne stiamo a parlare. Giusto, l'hai detto. I pensieri. Vabbè, tutto sommato, il pensiero è quello che ha unito tutta la conversazione. È vero. Un filo di pensiero. Un rigagnolo di pensiero. Un fiume di pensiero. Un oceano di pensiero. Sì. Tutto sommato quel filo, un filetto d'olio evo, eh? Farebbe bene con le patate. È vero, c'hai ragione. A crudo, perché sennò a cotto non va. Pure se allo iodio mi sa che poi fa male. No, è vero. Cotto, e non va. Va bene. È stato bello friggerci. È stato bello. Friggerci. Mi piace questa parola, prova a dirla. Friggerci. È stato bello friggerci. È stato bello friggerci. Questa è la frase che ho pronunciato il giorno del matrimonio. Ha detto, ecco se è stato bello friggermi. Così. Al primo, al secondo, insomma, tutti quelli che poi sono venuti. Vabbè, io direi che comunque abbiamo chiuso il cerchio. No, non bisogna chiudere il cerchio. Allora, apriamo. Sì. Apriamoci a un nuovo mondo di esperienze. Certo. Uniamo i nostri destini. E le nostre forze. E le nostre menti. E anche le nostre aspirazioni. Ecco, io stavo per dire ambizioni, però insomma è troppo usare. Meglio aspirazioni che ambizioni, perché qui guarda, non è più periodo d'ambizioni. Guardami, aspirazioni. Ecco, vedi, lì ti ci vuole un po' di iodio. Un pochino. Un pochino. Al cervelletto. Va bene, io la concludo con un applauso. Sì. Grande Angelo Filippo Iannone Sebastiani. Grande a Al Giambruschini.